primo accordo che incontriamo è un accordo di La settima sul quinto tasto. Vediamo com'è formato questo accordo. Abbiamo sul quinto tasto, sesta corda, la nota La, che è la tonica. Procediamo, abbiamo sul quinto tasto, quarta corda, la nota Sol, che rispetto a La è la settima, è una settima minore, detta anche settima di dominante su un accordo maggiore, come in questo caso. Dopodiché abbiamo sul sesto tasto, terza corda, la nota Do diesis, che è la terza maggiore, è la nota modale, quella che caratterizza il modo, cioè se maggiore o minore. Quindi modale. E infine abbiamo sul quinto tasto, seconda corda, la nota Mi, che rappresenta la dominante, quindi il quinto grado. Suoniamo questo accordo. Il prossimo accordo che incontriamo è sempre sul quinto tasto e abbiamo l'accordo di Re settima nona. Eccolo qui. Siamo sempre, abbiamo detto, sul quinto tasto. Prima avevamo la tonica sulla sesta corda, la nota La. Adesso abbiamo la tonica sulla quinta corda, è la nota Re. Vediamo com'è composto l'accordo. Abbiamo appunto sul quinto tasto, quinta corda, la nota Re, che è la tonica. Sulla quarto tasto, quarta corda, abbiamo la terza maggiore, la nota Fa diesis. Andiamo a cercare il settimo grado, che è sul quinto tasto, terza corda. La nota Do è una settima minore, anche qui una settima di dominante. Poi aggiungiamo sul quinto tasto, seconda corda, la nota Mi, che rappresenta il nono grado. Quindi qui abbiamo un Re settima nona. Prossimo accordo che andiamo a vedere è sul settimo tasto. Abbiamo un Si minore settima. Tutte le note si suonano sul settimo tasto. Vediamo com'è composto. Abbiamo la tonica sul settimo tasto, sesta corda, che è la nota Si. Poi andiamo a cercare la settima, è la nota La, è una settima minore. Vediamo un attimo sulla settimo tasto, quarta corda. Quindi abbiamo la nota La, dopodiché abbiamo una terza minore che è la nota Re, settimo tasto, terza corda, la modale. E infine aggiungiamo sul settimo tasto, seconda corda, la nota Fa diesis. Fa diesis non è altro che la dominante di questo accordo. Il prossimo accordo è un Mi settima, anche qui siamo sul settimo tasto. C'è una similitudine rispetto ai primi due accordi che abbiamo visto, che erano tutti sul quinto tasto. Avevamo la tonica per la settima sulla sesta corda e avevamo la tonica per il Re settima sulla quinta corda. Qui abbiamo visto sul settimo tasto il Si minore settima, abbiamo la tonica sulla sesta corda. Costruendo il Mi settima nona abbiamo la tonica sulla quinta corda. Questo accordo ha la stessa conformazione e la stessa diteggiatura del Re settima nona che abbiamo visto prima, che si trova due tasti sotto. Quindi Mi settima nona, Re settima nona, se per caso ci spostiamo sull'ottavo tasto abbiamo l'accordo di Fa settima nona e così via. Vediamo com'è costruito questo accordo. Abbiamo sul settimo tasto, quinta corda, la nota Mi, che è la tonica. Poi abbiamo sul sesto tasto, quarta corda, il Sol diesis, che è la terza maggiore, è la modale. Dopodiché abbiamo sul settimo tasto, terza corda, la nota Mi, che è una settima minore. Anche questa è una settima minore su un accordo maggiore, quindi è una settima di dominante. E infine, settimo tasto, seconda corda, abbiamo il Fa diesis, che è il nono grado della scala.